Night City, una città che nasconde moltissimi segreti. Segreti come questo. Su questa nave dove abbiamo recuperato la macchina di Johnny e la sua pistola, c'era una porta chiusa all'inizio, che ora possiamo aprire dopo aver ucciso Smasher. Esatto, questa era la nave su cui Smasher aveva tutto quanto il suo equipaggiamento e giustamente questa è un'area ostile. E cosa nasconde qua dentro? Le istruzioni per creare il Xiao Chong. È un leggendario iconico. Più tante altre piccole armi inutili. Smasher, eri più macchina che uomo ormai. Il dolore che ti ho fatto provare sicuramente è stata l'ultima emozione che il tuo corpo abbia potuto provare per anni. Ma guardiamolo, questo fucile a pompa smart. Quest'arma è una bella bomba, è veramente una bella bomba. Sotto ogni punto di vista, visto che i proiettili esplodono. Certo, il nostro L69 Zhou è molto, molto, molto più debole rispetto a questo, è normale. Fatto sta che questo fa danni chimici, mentre questo, appunto, danni esplosivi. Credo che li terrò entrambi. Non vedo l'ora di provarlo. Prima, però, come ho detto, Night City nasconde molti segreti. Segreti come questa missione, segreti. Segreta che ci sblocca questo oggetto qui. Bene, bene, bene. Bella. Ne avevo una simile. Ma niente stronzate da nomadi. Davvero? Fammi indovinare. Tettona bionda seduta dietro. Primo, come ti permetti? Secondo, era mora. Giustamente. Ah, è impossibile ripararla. È completamente sfasciata. Lo vedo. Vediamo magari sul computer se c'è qualche informazione. Tutto ok? Io direi di no. Oh, abbiamo trovato una foto. Bell'uomo. Nuovo incarico. Quindi allora c'era ancora una missione che non avevamo preso. Diciamo che questa missione non è propriamente segreta. Però il segreto è trovare questo luogo per sbloccare la missione. Ora ci spostiamo a Japantown Ovest. E andiamo qui a parlare con James, che se ne sta qui bello seduto. James e Jossie, eh? Sei tu in questa foto? Il tipo nella foto, sei tu. Ma che... Dove cazzo l'hai trovata? Era lì, vicino alla moto sfasciata di Josie. Sto cercando di scoprire cosa le è successo. Ah, sei uno sbirro. Piantala con le stronzate e fammi vedere il distintivo. Te lo do No, io in faccia il 100% ci credo. distintivo. Sto solo mettendo insieme dei pezzi. Le è successo qualcosa. Qualcosa di brutto, vero? Cazzo, lei... I Tiger. A loro non piaceva, ok? Le avevo detto di andarsene, ma Josie... Cazzo, non mi ha ascoltato. Immagino. Quando le hanno sfasciato la moto, ha detto che si sarebbe vendicata. L'ho pregata di non farlo. Ma lei ha rubato la moto di un boss. C'è stata una sparatoria. E poi... Non ne ho idea. Quindi sì, è successo qualcosa di brutto. Senti, se scopri qualcosa, qualsiasi cosa, fammi sapere, ok? Certo, James. Ti farò sapere. Ti faccio sapere. Hai qualche nuova informazione? Hai novità su Josie? Niente. Fammi indovinare. Nemmeno tu, però. Allora, dovremmo andare a scoprire cos'è successo a Josie. E ci spostiamo a Metro Glen Nord. E guarda un po', c'è del sangue per terra. Forse qua troveremo un cadavere? Ma guarda un po', chi è? Deceduto da settimane, nomade del clan Aldecardo, trauma da impatto, perdita di sangue. Dissanguata. Cattive Ci è notizie. voluto un po'. Si è strappata le unghie graffiando l'asfalto. Che male. Cazzo. Che modo di andarsene. Non c'è un bel modo, Vi. Fidati. A chi lo dici? A chi lo dici?
Cattive notizie. James si mette malissimo. Sono andato dove mi avevi detto che mi aspettavano i Tigers. Gridavano, volevano che gli restituissi la moto. Poi hanno iniziato a sparare. Li ho seminati, ma mi hanno colpita. Vomito sangue, non vedo niente e non sto in piedi. Provo a ricucirmi, ma non sono buona. Sono a Haywood, sto cercando un bisturi discreto. Quando sarò a posto mi nasconderò nel garage, quello vicino alla diga, che sai, finché le acque non si calmeranno. Ma se non ce la faccio, nascondo la moto in territorio Milestorm, vicino alla Whole Foods. Bei tempi, eh? I Tigers non ci andranno. Cerca il cavallo fantasma. Il codice per il cancello è il giorno in cui ci siamo incontrati. Oh, spero che tu stia meglio di me. Tieni duro, Josie. Oh, lei lo amava ancora e lui sicuramente ha fatto il bastardo. Ehi, James! Ho saputo cos'è successo alla tua ragazza. È colpa tua. Ho trovato Josie, morta. E sei stato tu. Ma di che cazzo parli? Lo sai benissimo. Le hai teso una trappola. Sapevi che i tuoi chum l'avrebbero fatta fuori. Non avevo scelta, ok? Aveva fatto incazzare un pezzo grosso. Ho dovuto farlo, hai capito? O avrebbero ucciso me. Ah, certo. Allora una scelta ce l'avevi. Ah, allora una scelta ce l'avevi. Ma hai preferito salvarti il culo. Tu cosa avresti fatto, eh? Ti saresti fatto ammazzare. Avrei combattuto. Perché pensi che torni qui? Notte dopo notte, per ammirare il panorama. So c'è poco da vedere. Non è facile. Oh, poverino. È morta dissanguata, Jamie. Lentamente, in agonia. Che male le unghie. Si è strappata le unghie graffiando l'asfalto. Mm-hmm. Pensaci. Pensaci ogni volta che guardi nello specchio quella tua faccia da vigliacco. Che male le unghie. Trova la moto. Il codice è 02-14-77. Probabilmente avrei potuto ucciderlo, ma lasciarlo in vita a pensare a quello che ha fatto sicuramente è una sorte peggiore. Quindi abbiamo detto che dobbiamo andare alla Whole Foods. Va bene, torniamoci. Ah, la Whole Foods. Quanti brutti ricordi di questo posto. Tra l'altro mi chiedo se posso rientrarci, ma credo proprio di no. E invece volendo posso. Ah, chi l'avrebbe mai detto? Dobbiamo trovare il cavallo fantasma, giusto? Ma guardalo un po'. Qui c'è un cavallo ed è un fantasma. Chissà, forse è qua dentro? Proviamoci. 0, 2, 1, 4. Ah, bastava solo il giorno, non l'anno, va bene. Ed eccola qui. Bella moto. E ora questa moto ci appartiene. Guarda che tamarrata, ma è bella. È bellissima. È proprio di un tamarro questa moto. Con anche gli occhi che si illuminano. Però ora è nostra. Ora che abbiamo questa moto, possiamo andare a Kabuki insieme. Eccoci arrivati al mercato di Kabuki. Una volta arrivati davanti a questa scritta con scritto 24, scendiamo giù per le scale e troveremo questo posto chiuso. Ciao Johnny. Prova a entrare. Ok, ci provo. Il codice per entrare in questo posto è 605185. E ora eccoci qua. Oh, ma guarda, il simbolo dei samurai. Chissà che cos'è questo posto. Ci sono un sacco di server. Ehi, Johnny. Cosa abbiamo qui? Bella domanda. Tu lo sai? Non lo so, ma penso di sedermi un po' a rilassarmi. Beh, in realtà... Non ci credo. Lo so che non ci credi. Questa è una dev room, una stanza degli sviluppatori, dove hanno messo questo piccolo easter egg dove mostrano tutte le loro foto. E Johnny che suona. Niente, questo è tutto quello che trovate in questa stanza. Non ci sono oggetti, non ci sono altre cose che possiamo rubare, se non questo piccolo momento di tranquillità con Johnny.
Che dire? Cyberpunk sicuramente avrà avuto i suoi problemi, ma come tanti altri giochi al loro lancio, molti giochi hanno avuto problematiche. Eppure molti di loro si sono già rialzati. Quindi, perché non dovrebbe farlo anche Cyberpunk? Io mi sono divertito, sinceramente, mi sono sinceramente divertito. E credetemi, non ci sono stati tanti giochi come questo nell'ultimo periodo che io abbia giocato che mi hanno tenuto veramente così tanto attaccato e mi hanno veramente tanto divertito. Che bello che là in fondo c'è anche il loro logo, comunque. Beh, Johnny, è il momento di andare, forza. Che volendo possiamo anche bloccarla per qualche motivo, però è arrivato il momento di tornare all'Embers. C'è anche un regalino da parte mia, inibitori. Sforzati di fare questi pochi metri. Il resto dipenderà da te e da te soltanto. Grazie, Victor. Eccola qui. Qualsiasi cosa tu decida, prima andiamocene da qui. Eccola qui la mia decisione. Rieccoci di nuovo qui. Sai, pensavo che stessi per andartene. Forse no, sarebbe stato un modo comodo. Per ora. Forse dovresti chiamare qualcuno a cui vuoi dire addio. Il peggiore dei casi è quello che ti aspetti. No, ma qualsiasi cosa tu decida, il rischio è alto. Se non va come vogliamo, fallo e basta. Se vuoi sentire qualcuno, questo è il momento. Le pillole possono aspettare. No, non chiamerò nessuno. No, non sono nel mio stile. Gli addii. Fa come credi. Ne abbiamo fatta di strada fin qui, eh? Pensa, è iniziato tutto in una cazzo di discarica. Già, poi hai cercato di uccidermi. Vedi, è questo che intendo. Ora invece voglio salvarti la pelle. Puoi lasciare che sia io a farlo. Oppure puoi chiedere a Panam e ai suoi amichetti. Ma sappi che ti peseranno sulla coscienza. Ovviamente. Se no, c'è l'offerta della Rasaka, ma in quel caso sulla coscienza avrai la tua anima. Forse dovresti andare tu e Rug. Penso che dobbiate andare tu e Rug. Voi due insieme avete più probabilità. Sei sicuro al 100%? Non si torna indietro. No, non sono sicuro, Johnny. Forse potrei farla finita e basta. Ci sarebbe un'altra opzione, sai? Quale? Mettiamo tutto a tacere. Con le pillole. Tutto. Tutto quanto. Se non facciamo qualcosa, siamo spacciati tutti e due. Lo so. So esattamente cosa faremo. Lo so. Proprio quello che avevo in mente. Va bene. Non capisco. Ti rendi conto di cosa abbiamo passato per arrivare fino a qui? Certo. Buttiamo tutto al vento ora. Perché? Che sono stanco, Johnny. Più pulita, meno violenta. Qualsiasi altra scelta farà delle vittime. Un giorno o l'altro tutti devono morire. Io valgo il loro sacrificio. E tu? E poi, è l'unico modo in cui saremo entrambi coscienti. Di cosa? Della morte? Quando la vita ci abbandonerà. No! È di una tristezza questo finale, Dio mio! Non ci avevo pensato. È incredibile, a volte riesci ancora a sorprendermi. Forse è una cosa che ho imparato da te. Vi, sicuro di volerlo fare? Sì. Solo se non hai niente in contrario. Non è quello che avrei scelto io, ma va bene. Tutto qui.
Niente obiezioni. Forse anch'io ho imparato qualcosa. Oh, nonostante tutto. Nonostante lui non lo voglia fare. Sai, è davvero uno spettacolo. È stato bello lavorare con te. Oh, i brividi. Anche con te, Johnny. Bello il fatto che non te lo fanno vedere. Ma di una tristezza inumana questa cosa. No, non ha senso, cazzo. Voglio dire, lui. Fallo. Vedrai, ti aiuterà. Allora, Abby, com'è il vero al di là? È bello come dicono. Non credo, penso di essere all'inferno ormai. Ancora una merda. Cazzo, forse è perfino peggio di prima. Vorrei solo aver fatto di più. Forse sarebbe finita diversamente. No, hai fatto quello che dovevi. Positiva, Victor. Hai fatto più di quanto abbiano fatto molti altri. Ciao, Victor. Oh, padre onnipotente, ascolta questa umile serva, votata per sempre a seguire la tua grazia. Oh, mamma Wells. Il regno della luce e della pace è lì, colui che hai deciso di strappare a questo mondo crudele. E accoglilo al cospetto dei santi. Amen. Riposa in pace. Ciao mamma. Ho i brividi. Chissà cosa dirà Panam. Chissà cosa dirà Judy, se lo sa. Non l'abbiamo chiamata Panam d'altronde. No, allora tutti lo sanno. L'altro giorno pensavo a te così. Mi sono detta. Chissà cosa dirà Carrie allora. Di chiamarti. Patata. So che è inutile, ma. Che. Un tempo la gente parlava con le tombe e nessuno batteva ciglio, giusto? Che cosa triste. Quando ho detto che pensavo a te, intendo molto. A tutto quello che hai fatto. E credo di. Capire. Perché hai voluto lasciare questo posto una volta per tutte? Bellissimo finale. Triste, ma bellissimo. Comunque, Vi. Hai mai pensato a cosa. Sai. A cosa sarebbe. Sarebbe cosa? Io. Cazzo, non ce la faccio. Cosa avrei dovuto pensare, Judy, a noi due? Se mai avremmo avuto una possibilità io e te. Evi, volevo solo dirti che spero davvero che esista un al di là. Lo sanno tutti che sono morto questa volta. Perché significherebbe che un giorno ci rivedremo. E allora ti farò rimpiangere di avermi mai incontrata. Sei incazzata, giustamente. Che cosa ti è passato per la testa, eh? O forse non ci hai pensato affatto. È così? Non ti ho voluto chiamare tutto proprio per questo, Panam. Tutto? E qual è la prima cosa che fai, eh? Ti ammazzi, ecco cosa! Se esiste un inferno, spero che tu sia lì. A marcire e bruciare. C'ha tutte le ragioni per essere incazzata. C'ha tutte le ragioni per essere incazzata, lei. Carrie! Nonostante lo sfondo sia sminchiato, però vabbè. Cosa credevi?
che questo avrebbe risolto tutto, eh? Che avrebbe spiegato adeguatamente quello che pensavi di questo mondo di merda, eh? È una cosa che mi ha sempre fatto incazzare. Questa romanticizzazione del suicidio, cazzo. Come se fossimo tutti Giulietta e Romeo. Ti senti così originale, cazzo. Mi sembri un po' ubriaco. L'unica cosa che hai dimostrato è che non te ne frega un cazzo dei tuoi amici. Ho ragione? Che peccato, cazzo. Molto cattiva questa cosa. River! La cosa non mi stupisce. Dopotutto, metà della gente di Net City finisce così. Specialmente i migliori. E tu lo sai bene, sei un poliziotto. Il mio primo partner nella polizia si è sparato alla testa. E cos'è? Allora sei tu che porti sfiga, River. Lo sapevo che era per come i capi gestivano le cose. Naturalmente, non è cambiato molto. Se non che abbiamo un buon agente in meno. Giustamente. Ad ogni modo, spero che tu sia in un posto migliore, V. Chi lo sa? Chi lo sa? Attori motion capture, Keanu Reeves, il primo fra tutti, tra l'altro. Ciao, V. Dubito che ascolterai questo messaggio, ma... Dubito di vederti anche, Misty, in realtà. In terra e in cielo ci sono molte più cose di quanto la mia filosofia possa immaginare, no? Cioè, alla fine... Alla fine è stata una tua scelta. Vero. Aspettava te. Ma... Beh, devi sapere che non ha riguardato soltanto te. Questo è vero. Ha colpito anche i tuoi amici. Lo so, vi ho sentiti. Non credo. Non credo tu sapessi quanti amici avevi davvero. Hai ragione. Magari ci rivedremo ancora, V. Tu, io, Jackie. Fino ad allora, stammi bene. Con la partecipazione di Hideo Kojima. Guardalo lì.